Il lavoro che ho fatto qui per il palazzo è un lavoro molto ragionato sullo spazio, ma che nello stesso tempo, diciamo, si sposava molto bene con una ricerca che faccio da anni su questo discorso della Wunderkammer, per cui ho ricreato una commistione tra elementi naturali ed elementi artificiali, dove l'artificio si naturalizza e sembra un organismo, mentre la natura si artificializza attraverso tutta una serie di procedimenti di vari materiali. Ho lavorato sulla classificazione e quindi su questi cassetti tipografici che al posto delle lettere hanno degli elementi come se fossero un alfabeto e li ho proiettati all'interno di una libreria dove gli elementi naturali e artificiali sono anche in una forma reale. Quindi con questo gioco di luci e ombre, di proiezione in movimento, quindi l'immagine è continuamente cangiante, diciamo che metto lo spettatore in condizione, il fruitore in condizione di chiedersi cosa sta guardando e di non capire bene, no? Di creare una sorta di illusione tra ciò che vede e che non è ben identificabile, ma nello stesso tempo dà delle tracce per essere riconosciuto. Tutte le boiserie, diciamo, tutta la struttura lignea architettonica proprio fa di quell'ambiente un ambiente un po' scuro, quindi ho esasperato la scurezza e l'ho portata a buio, per cui ho tamponato la finestra e ho creato proprio le condizioni di un vero e proprio buio in cui diciamo, l'effetto è proprio quello di una magia alla fine, di qualcosa in cui tutto il chiarore anche da cui si proviene, perché poi si proviene il percorso della mostra dalla stanza dei banchieri che invece è coloratissima, luminosissima, e quindi improvvisamente ci si immerge in questo buio dove tutto diventa sfumato, tutto diventa un po' onirico e poco chiaro. E poi alle spalle dell'opera c'è questa installazione fatta con quattro enciclopedie della Treccani, che sono montate in un'unica struttura come se fosse come dire, un corpo unico, e anche lì diciamo, in qualche modo non consultabile, ma totalmente aperto, infatti ho chiamato Mappemondi, che è come se fosse aperto come dire, ad un'interpretazione del mondo che non può essere né il sistema classificatorio né tantomeno il sistema di conoscenza enciclopedico, ma che deve necessariamente, diciamo, ristrutturarsi su una dimensione dell'immaginazione, della fantasia.